Ciao a tutti! Oggi sono eccessivamente preoccupata per lo sfondo. Avete notato che l'orologio segna sempre la stessa ora? Qualcuno ha dimenticato questo a casa mia. Oggi parliamo di dismorfofobia. Infatti avete scelto proprio voi questo argomento tra le due opzioni che vi avevo proposto nei sondaggi tra le storie di Instagram. A proposito, se non mi seguite vi ricordo che potete farlo, trovate il link giù in descrizione. Oggi vi dirò tutto quello che so sulla dismorfofobia. Preparate i popcorn. L'argomento non è dei più divertenti, io non sono una psicologa, quindi lo affronterò parlando della mia esperienza, come al solito. Credo di avervi detto proprio nel video di presentazione che soffro di dismorfofobia. Qualcuno di voi si sarà chiesto di che cosa si tratti. La risposta breve è che si tratta di un disturbo della mente che consiste nell'avere una percezione alterata in senso negativo della propria forma fisica, del proprio aspetto fisico. E in particolare induce la persona che ne soffre a concentrarsi ossessivamente su piccoli dettagli del proprio aspetto, percependoli quasi come mostruosi, deformi, terribili, bruttissimi, degni di essere del tutto cambiati o eliminati. Questi dettagli, che vengono percepiti in un certo senso come osceni, possono essere considerati dalla maggior parte delle persone esterne come lievi difetti o niente affatto difetti. Quindi il senso è che ci si preoccupa eccessivamente per qualcosa che in realtà non dovrebbe costituire una preoccupazione. La dismorfofobia si può manifestare in tantissimi modi diversi. Io vi racconto il modo in cui si manifesta su di me. Come vi accennavo, credo proprio nel video di presentazione, c'è stato un passato, molto passato, in cui io ho fatto per un breve periodo la modella, ovviamente non la modella di passerella perché non sono abbastanza alta, ma diciamo che posavo per degli scatti, per degli shooting. Al tempo probabilmente non avevo una percezione ben definita della mia immagine e anzi mi basavo moltissimo su quello che gli altri e le altre persone mi avevano sempre rimandato. Mi consideravo in un modo tutto sommato positivo e avevo sì alcune preoccupazioni circa l'aspetto fisico, che riguardavano poi tra l'altro gli stessi dettagli che mi danno fastidio anche oggi, ma questa preoccupazione non era di tipo ossessivo. Ad esempio, non mi piaceva, come ancora non mi piace, il mio naso. Ma non pensavo tutti i giorni, a tutte le ore del giorno, al mio naso e a come fare per poterlo finalmente cambiare. Non so bene come sia successo, ma rivedendo le fotografie che mi venivano scattate in quel periodo, a un certo punto ho sviluppato una specie di rifiuto per la mia immagine. Credo che il tutto sia legato comunque a qualche tipo di delusione o trauma che io ho vissuto sul piano amoroso o affettivo, ma sinceramente ancora non so individuare davvero bene la causa. So solo che all'incirca dai 22-23 anni in poi ho smesso completamente di fotografarmi e di farmi fotografare perché non riuscivo a sopportare la visione della mia immagine. Questo problema si è esteso nel tempo ed è diventato sempre più pesante. Ho iniziato a sviluppare un rapporto di conflitto anche con lo specchio. Ho iniziato a pensare sempre più spesso a tutto ciò che non mi piaceva di me. La maggior parte delle cose si concentravano e si concentrano ancora sulla faccia. E tutto questo è sempre successo nonostante l'approvazione delle altre persone, i complimenti, le rassicurazioni. C'è una cosa importante da ricordare: qualsiasi cosa diciate per rassicurare una persona che soffre di dismorfofobia non curerà la sua dismorfofobia. Probabilmente farle un complimento la aiuterà a sentirsi più apprezzata in quel momento, ma non l'aiuterà a risolvere il suo problema di fondo, perché sostanzialmente non vi crederà. Oppure penserà che siate voi ad avere una visione distorta quando le direte frasi del tipo: "Come sei bella?". Ho trascorso un periodo abbastanza lungo della mia vita volendo essere un'altra persona, non un'altra persona generica, un'altra persona nello specifico. E ho anche un tatuaggio qui che lo dimostra. Un giorno magari vi parlerò dei miei tatuaggi se vi interessa e vi racconterò la storia di questo. Il fatto di non poter essere ovviamente quella persona, che tra l'altro non era una modella, non era una persona di una bellezza rarissima, ma aveva per me un significato molto molto importante, mi rendeva molto frustrata. Durante le mie giornate i pensieri diventavano ricorsivi, sempre concentrati sulla stessa problematica. Sono riuscita a superare un po' quella fase molto critica attraverso la psicoterapia, che mi ha spinta a concentrarmi su altri aspetti di me che invece mi piacevano, non sono aspetti che riguardano il fisico, però diciamo che ho iniziato a pensare ad altre qualità, soprattutto del carattere, che mi rendono tuttora orgogliosa di essere me stessa. Con la dismorfofobia combatto ancora tutt'oggi, ogni giorno. Ci sono dei periodi in cui il disturbo si intensifica, arrivo a non riuscire a guardarmi allo specchio o
lo faccio piangendo, talvolta mi taglio i capelli da sola e combino degli strani disastri. Devo ammettere che nel mio caso avere vicino qualcuno che dimostri di apprezzarmi anche fisicamente, ma parlo solo ed esclusivamente di qualcuno che sia legato a me da un rapporto affettivo amoroso, aiuta un po' alla mia autostima, forse perché inconsciamente associo i complimenti del compagno alla possibilità di essere amata. Diversamente, quando ricevo complimenti sull'aspetto fisico da parte di sconosciuti, tendo a rimanere incredula, e se per caso capita di ricevere delle critiche, non mi fanno assolutamente alcun effetto. Questo è buono perché invece in altri casi le critiche anche ricevute da parte di sconosciuti tendono a minare l'autostima di molte persone. Nel mio caso non è così, per fortuna, forse perché semplicemente ho un'immagine di me che è abbastanza ben strutturata e purtroppo non è un'immagine positiva. Vi ricordo che parlo sempre esclusivamente dell'aspetto esteriore. Ho notato che nei momenti di stress la dismorfofobia si fa sentire moltissimo. A volte ho degli attacchi fortissimi e non mi aiuta assolutamente riguardarmi in video, dover montare i miei video. Non mi aiuta assolutamente riguardare le mie foto, anche se ho aperto un profilo su OnlyFans che sembra essere piuttosto apprezzato. Sto lavorando molto su me stessa per cambiare le cose di me che non mi piacciono, però mi rendo allo stesso tempo conto che, a prescindere da quanto lavoro io faccia su me stessa per migliorare ciò che è migliorabile, la dismorfofobia è sempre lì, pronta ad attaccare qualsiasi cosa che non possa essere modificato. Ad esempio, nell'ultimo periodo sto facendo un po' di allenamento per tonificare il corpo, si notano degli ottimi progressi, eppure tutto questo non mi dà conforto. La mia autostima scende notevolmente tutte le volte in cui mi sento sola. Tendo a dare la colpa a qualche sorta di deformità nel mio corpo o nel mio viso. Sento di dover lavorare eccessivamente per rendermi presentabile. Voglio specificare che tutto questo discorso ha pochissimo a che fare con il trucco, che personalmente non utilizzo tanto come metodo per rendermi presentabile, anzi lo utilizzo molto più come mezzo di comunicazione, tentando di evidenziare soprattutto le parti di me sulle quali voglio che sia posta l'attenzione. Molto spesso tendo a delineare gli occhi con la matita scura, questo secondo me comunica una forma di tristezza o di malinconia. Truccarmi in questo modo è il mezzo che utilizzo per esprimere questi sentimenti che ho dentro. Altre volte per me truccarmi è semplicemente un gesto di coccola, come farmi una maschera per il viso o lavarmi i capelli con uno shampoo profumato, oppure è un'attività rilassante come potrebbe essere quella di dipingere. Molto meno spesso mi capita di truccarmi pensando che in questo modo riuscirò a essere più accettabile. E quando mi capita solo ed esclusivamente all'interno di una relazione amorosa. Non ho mai avuto problemi ad uscire di casa senza il trucco, né a farmi vedere da amici e parenti senza il trucco, e qualche volta è capitato anche che mostrassi la mia faccia struccata in mondovisione. Non so se si sia capito in che modo i due argomenti sono correlati, e penso che il mio discorso sia pieno di contraddizioni, ma la sostanza è che la mia dismorfofobia non dipende dal trucco, non dipende dall'approvazione o dalla disapprovazione degli altri, a meno che non si tratti del partner affettivo. In quel caso direi che la sua considerazione influisca abbastanza. Non so se risolverò mai questo problema, sono in terapia e parlo anche di questo. Comunque, se avete dei consigli in merito o se anche voi avete sofferto in passato di dismorfofobia o ne soffrite attualmente, scrivetelo qui sotto. Scrivete anche se siete curiosi di fare qualche altra domanda e soprattutto se avete voglia di sentirmi parlare di un altro argomento in particolare. Vi raccomando di seguirmi anche su Instagram perché lì vi farò scegliere il tema del prossimo video. Se vi è piaciuto questo video ricordate di cliccare mi piace, iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti, vi mando un bacio, fate i bravi, siate belli e se vi va ci vediamo come al solito nel prossimo video. Ciao ciao ciao!